Ciao a tutti, sono Serena del lato B. Ciao, sono Roberto. Sono Valerio da Val di Susa. Ciao, sono Angelo Miotto, direttore di Q-Code Mego. Sono Annabella Coiro del Centro di Non Violenza Attiva di Milano. In questo periodo di coronavirus molte attività di volontariato e gioco forza si sono dovute interrompere. Noi come comitati in ottava abbiamo sospeso assemblee, riunioni, incontri. E cosa si può fare concretamente per aiutare da casa? Noi per esempio come Bovisa Attiva facciamo spesa alimentare e di farmaci alle persone che per qualsiasi motivo non possono uscire di casa, e siamo diventati punto di riferimento di molte persone che volevano appunto donarsi agli altri. Se trovate andando a fare la spesa un carrello in cui donare qualcosa, questa è sicuramente la cosa più importante. Le ceste sospese è molto semplice ed è per far fronte all'emergenza in maniera immediata. Chi può metta e chi non può prenda. Per aiutare la brigata Lina Modotti si può donare attraverso un crowdfunding, oppure si può venire qua a donare semplicemente una spesa. Per sostenere Extinction Rebellion in questo momento la cosa migliore che potete fare è seguirci sui nostri canali social e sul nostro sito internet, dove troverete tutte le informazioni per le nostre iniziative online, presentazioni, formazioni, talk e conferenze. Cerca la mappa delle ceste sospese e contribuisci. Si può fare riferimento alle pagine social del collettivo Fuori Luogo e del Lambretta. E continuiamo a sentirci sul web e darci informazioni su un'opera che sicuramente non è utile. Abbiamo costruito una pagina che può essere di aiuto su edumana.it. Questo appello è soprattutto per i docenti, o comunque di far arrivare a loro questo messaggio. State vicini ai vostri alunni, alle vostre alunne, cercate di raggiungerli in qualsiasi modo, soprattutto quelli che non vedete in video chat. Mai come ora è importante che sentano i propri docenti come guida. Noi proseguiamo nella strada dell'informazione ragionata, quella dove ci vuole tempo per leggere, la complessità del mondo va affrontata con complessità. Non cadete nel tranello delle sirene dell'informazione che picchia solo sulla pancia, ma datevi il vostro tempo, così come per i vostri progetti, per riuscire a passare oltre questo tempo. Ovviamente, se volete fare di più, potete anche offrirvi per le varie associazioni di volontariato che si stanno dando da fare. Quindi il volontariato non si è fermato, anzi, ha acquistato nuova vita. Non fermatevi, reagite, trasformate i vostri progetti. Come si recita in valle da 30 anni, resistere per resistere, e noi resisteremo. E questo lo chiediamo a tutti voi. Teniamo duro. Ciao.